Ultimi ritocchi allo stadio comunale di Fano, dove c'è una grande attesa per la partita di sabato 2 aprile che vedrà sfidarsi dalle ore 15 la nazionale italiana cantanti e i campioni per la ricerca, una squadra rappresentativa di personaggi locali e nazionali del mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. Gli organizzatori fanno sapere che sono già stati venduti ben 3.500 biglietti. Sabato scenderanno in campo anche tantissimi volontari. Sì, è vero, oltre all'aiuto degli sponsor noi non ce l'avremmo assolutamente fatta se non avessimo l'appoggio dei volontari. I volontari che vengono da altre realtà associative che sono qui di Fano e dintorni, come l'Avis, la Protezione Civile, l'Associazione Nazionale Carabinieri, la Proloco. E saranno all'incirca un centinaio? Ma forse anche più. Dove è possibile acquistare i biglietti? Sono ancora aperti solo pochi punti prevendita, qui a Fano, al Caffè Centrale, da Prodi Sport, al Bar Mary in piazza, alla gelateria Bonbon. Però da domani pomeriggio apriremo la biglietteria dello stadio, che poi sarà aperta fino a sabato e fino a tutto il primo tempo. E come testimonia un video pubblicato sui social network, i protagonisti si stanno preparando ad allenarsi per il suo debutto con la maglietta numero 8 e anche la giovane cantante di Asti, seconda classificata all'ultimo Sanremo Giovani. Bene. Ciao a tutti, sono Chiara Dello Iacolo e sono la prima donna che indosserà ufficialmente la maglia della Nazionale Cantanti, perciò vi aspetto tutti per il mio debutto il 2 aprile a Fano, che è la giornata tra l'altro mondiale per l'autismo. Giovedì sera invece farà il suo arrivo a Fano per promuovere l'evento il rapper Moreno, salito alla ribalta nel 2013 per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi e dove si è aggiudicato il premio della critica giornalistica. Quello di sabato invece sarà un pomeriggio di sport e di spettacolo dedicato a tutti. L'intero incasso dell'evento, intitolato Fano per la vita, sarà interamente devoluto a due organizzazioni locali. Una di queste è l'Onfalos Autismo e Famiglie, che ha l'obiettivo di costruire in città un centro diurno e residenziale per i ragazzi autistici denominato la Casa di Legno. La nostra zona fortunatamente è dotata di un centro autismo all'interno della neuropsichiatria infantile e quindi diciamo siamo tra virgolette fortunati, perché ovviamente abbiamo un punto di riferimento non indifferente, visto che in Italia è un centro di eccellenza. Di quante persone si parla all'incirca? Allora, pensi che noi siamo partiti con un progetto regionale che comprendeva 8-10 bambini e siamo arrivati a un 250. Altra parte del ricavato sarà destinato a un progetto promosso dall'associazione Adamo Onlus, che si occupa di malati oncologici e che vorrebbe ampliare il team medico infermieristico e acquistare un'automobile per svolgere le attività domiciliari su tutto il territorio dell'area vasta. Abbiamo bisogno appunto di introiti economici per poter sostenere tutte le spese, in quanto il nostro team medico infermieristico è comunque un team che va pagato regolarmente con le tabelle nazionali e quindi va di tutto rispetto. E noi siamo qui con l'Onfalos proprio perché crediamo che la qualità della vita anche in fase terminale va tutelata, va sorretta e va decorosamente aiutata. C'è stata anche una grande collaborazione per l'organizzazione. Devo ringraziare i genitori dei bambini, devo ringraziare il gruppo anche Adamo, Onfalus, che sono veramente impegnati, perché organizzare una partita del genere non è assolutamente facile, quindi per alcuni sarà stata sicuramente la prima volta, ma veramente una squadra speciale, un gruppo molto molto fiatato, quindi credo che a questo punto devo ringraziare loro per questa opportunità, perché ho veramente incontrato persone fantastiche.